Prova a imporsi il Paternò, ma evidentemente in modo poco convinto. Finisce a reti inviolate la gara contro il Ragusa al Falcone Borsellino. Poco numeroso il pubblico, forse sintomo di un malessere legato alla società che coinvolge anche tifosi. Due le occasioni per i padroni di casa nel primo tempo, anche se sono gli ospiti in maglia azzurra a creare sotto rete. A pochi minuti dall'avvio della gara è Bonarrigo a provare il tiro in porta su calcio di punizione. Al quarto d'ora la marca cerca l'occasione e colpisce di testa su un'azione nata da un calcio d'angolo. Qualche minuto dopo sempre la marca serve Ruggeri che calcia un tiro debole. Al termine del primo tempo si infortuna il primo assistente dell'arbitro, Alfonso Saieva. Entrambi gli assistenti nella ripresa vengono sostituiti da due dirigenti. Il secondo tempo, se possibile, più sciatto del primo. La partita diventa solo più nervosa. Quando arriva il triplice fischio dell'arbitro è un sollievo per tutti. 0-0 il risultato finale, ma che è verosimilmente considerato il gioco accontenta entrambe le squadre, compresi i tecnici. Strano da una parte, Anastasi dall'altra.